Ci troviamo davanti una delle opere appunto più belle di questa esposizione, l'Adorazione dei Maggi, ad opera del signore Salvatore Principe, che è qui vicino a me, un vero e proprio appunto maestro artigiano dell'arte presepistica. Salvatore, ci vuole descrivere a parole sue, visto che lei è l'autore, questa piccola grande opera d'arte che è alle nostre spalle? Grazie. Niente, qui brevemente raffigurato in effetti la Natività, dove appunto praticamente c'è la figura emblematica della Natività con i puttini, praticamente i cherubini che simboleggiano praticamente la Natività, la venuta del Cristo, con gli angeli e anche gli arcangeli che comunque sul tempio diroccato. Poi abbiamo diversi angoli, l'angolo del dormiente che è una figura emblematica della Natività. Poi abbiamo ovviamente l'Adorazione dei Maggi, che comunque, e poi una scena di mercato, che comunque c'è un ambulante con tutte le mercanzie, e poi abbiamo anche l'angolo dei pastori, pastori dormienti che comunque simboleggiano praticamente quello che può essere praticamente un mondo nuovo, un mondo che praticamente stanno sognando, e questo è il pastore della meraviglia che comunque ha ricevuto l'annuncio dell'angelo. Nella complessità praticamente si cerca di raffigurare quello che praticamente è il momento magnifico, no? La venuta del Cristo, quindi ognuno di noi cerca di praticamente raffigurare con una certa personalizzazione praticamente quello che può essere appunto il momento dell'avvento. Questa. Ricordiamo sì, che quindi sono tutte quante opere create a mano artigianalmente, come possiamo vedere dalla scelta pregiata dei tessuti, dalle appunto inserzioni, comunque dalla inserzioni di argento, seta di Salleucio fondamentalmente, pizzo, praticamente queste sono comunque prevalentemente anche pastori antichi con mani e testa di legno praticamente, nel caso degli angeli anche le ali, quindi sono pezzi praticamente di una certa eleganza. Sono appunto degli ottimi esemplari di quelle che sono produzioni dell'eccellenza campana della nostra terra. Mi viene in mente appunto una domanda parlando appunto dei Maggi che portano, come appunto noto, oro, incenso e mirra in dono. Volendolo diciamo attualizzare oggi, cosa porterebbero nel presepe di oggi del 2014 in dono i nostri Maggi, secondo lei, secondo il suo modesto parere? Innanzitutto dovrebbe portare molto molto amore, molto rispetto, molto altruismo, che oggi manca purtroppo, è alla base di quello che comunque si sta verificando in tutto il mondo, quindi speriamo che questo avvento ci possa portare una carica di amore e di giustizia innanzitutto per tutti quanti. Questo è l'augurio che posso. Noi ci uniamo al suo augurio e le rinnoviamo i complimenti per questa opera d'arte che è veramente di un valore inestimabile, dal grande soprattutto valore simbolico. Grazie Salvatore, grazie, e complimenti. Grazie, grazie. Alla prossima. Grazie.